a non rimanere ancorati a dei ricordi così belli, che poi sono dei ricordi della nostra infanzia, potrebbero anche essere brutti, però a noi piace ricordarci, è come andare al bar, uguale. Il Facebook d'una volta era il bar. Te andavi al bar, sapevi i cazzi degli altri. Facebook, uguale, solo che a differenza di Facebook, il bar, non, lì non potevi avere il profilo falso. Che su Facebook c'è gente che ha il profilo falso per andare a insultare gli altri a casa loro, capito? Col profilo falso, che tutti quanti ci mettono le manine, capito? Mi piace, le manine. Lì, col tuo profilo, andavi, dicevi una cazzata, ti mettevano le mani in faccia, ti mettevano. Lì pagavi di persona, capito? Almeno avevi un riscontro, se avevi detto una cazzata, una cosa intelligente. Poi dipende sempre con chi avevi a che fare, ovviamente. Però, al di là di quello era. La tecnologia oggi è dilagante. Noi, Dio buono, una volta non ce l'avevamo tutta questa tecnologia, oggi siamo la generazione, ma non solo la generazione dei giovani, anche la nostra, perché noi ci siamo adeguati subito a questo modus vivendi. Siamo la generazione della testa bassa, tutti quanti così, cazzo. Ed è vero, delle volte hanno delle picconate contro i muri che non se ne rendono conto. Ed era veramente così. Una volta invece, cazzo, era bello, che ti parlavi vis-à-vis, una birra in mano, un bicchiere di vino, due cazzate, e quello era. Oggi invece è diverso, avevi soltanto pochissimi argomenti. Il romagnolo aveva grosso modo due argomenti. E motor e le donne. Patacche e motori, dolori e dolori, che è un proverbio che è quello. E noi cercavamo quello. Cioè avevi il motore, cercavi la patacca, se avevi la patacca vuol dire che o avevi rotto il motore o te l'avevano prestata, hai fatto comunque bella figura. Oggi vanno tutti quanti, li vedi, i ragazzini vanno in giro alla ricerca di Pikachu. Noi avevamo Pikachu, che era un'altra cosa, capito? Era uno spostare il bisogno primordiale da un'altra parte. E il bar ci ha forgiato, siamo stati forgiati dal bar, una vera scuola di vita, con quelli più esperti di noi. C'era della gente che aveva un'esperienza, che ci insegnavano noi le cose basilari, fondamentali. C'era, io mi ricordo uno che aveva un'esperienza, ragazzi, un'esperienza nell'arte, aveva un'esperienza trentennale, che per uno di 16 anni è tanto comunque, adesso per dire. E gli altri che entravano, che vedevano, vedevi che avevano un'esperienza, che chi era già amoroso, chi è arrivato uno una volta, mi ricordo una sera, stavano giocando a carte, cioè io guardavo, non sono capace di giocare a carte, lui è venuto dentro e ha fatto: "Oh ragazzi, ieri sera la Lavra l'ho fatta piangere!" C'è miseria. Cina Nimel. "L'ho fatta piangere, avrà pianto un'ora!" Non era andato a prenderla, però detta così. Detta così aveva fatto un figurone, capito? Gli avevano pagato da bere tutti. Cina bestia, oscia miseria. Sei l'atomizzatore, cioè. Quegli altri che arrivavano. Dio buono, ha detto Samuele che ieri ne ha fatte 6. Dico: "Beh, te vai da lui, puoi dirgli che te ne hai fatte 7. "Ah, ma non è mica vero." "Dico: perché? Pensi che sia vero che lui ne ha fatte 6? Guarda Samuele, c'ha gli occhiali e un avambraccio più grosso dell'altro, un zug briso tennis, una brisa vulo poliomielite, ne ha un ninnine." Quello era. Noi ci massacravamo solo col pensiero, Dio buono. Ah, telefonino. Che telefonino? Noi avevamo la gabina gettoni. La gabina. Sono dei ragazzi che la gabina non sanno neanche che cos'è. Non l'hanno mai vista. Non possono pensare alla loro vita senza un telefonino in mano. E invece è esistito un periodo, anche lungo, dove c'era la gabina gettoni della SIP. SIP, Società Italiana Telefoni. Siamo neanche capaci di fare le sigle, cazzo. Vedi qua le cabine della SIP, c'erano quelle a soffietto, che te arrivavi casato con una sbisaccata di gettoni, perché c'era il duplex allora nelle case, quindi tutti sentivano i cazzi tuoi, se parlavi con l'amorosa, c'erano anche dei discorsi un po' hard. Allora vedevi gente che arrivava con delle ernie, con queste sbisaccate di gettoni, che apriva la cabina a soffietto, tra le mani dentro, capito? Che già te le eri rotte sull'altalena, che sulla borsetta ti rompevi di nuovo le dita. Rimanevi lì, se no poi hanno messo le porte a saloon, quelle che avevano delle molle, le regolavano male, io credo che te arrivavi proprio carico, entravi, non c'è nessuno, perché era una gara che arrivava prima, non c'è nessuno, vado, delle botte, Dio buono, ti venivano delle labbra che Valeria Marini era dilettante, capito?
che era un trattamento anche intelligente, semipermanente, dopo 15 giorni andava via le labbra, però te le avevi gonfie come un canotto. Era bello, te entravi, poi ti abbracciavi al telefono, mettevi giù tutti i gettoni, che sembrava giocassi a Las Vegas alla slot machine, e poi cominciavi, capito, così. Così, in agosto si appannavano le cabine. Avevi un ansimo che un maiale che corre ne ha meno. Io facevo dei lavori, facevo tutti i disegni nei vetri col dito, da tutte le parti, c'erano dei murales, delle scritte putanasche, per complicare delle cose. E fuori c'erano gli altri che aspettavano, che proprio si vedeva il cameratismo maschile. Lantata la sera, venio, che cartelli, sciopo, mure, cioè proprio. Si vedeva che eravamo tutti uniti per un obiettivo unico, si vedeva. Lì è un piccolo esempio di Italia, capito? L'obiettivo è unico, quindi tutti insieme uniti per la lotta, chi si estranea dalla lotta è segno che non ne ha voglia. Però per dire, era così, ed era bello, era veramente bello. E sono stati periodi meravigliosi, i periodi del motorino, chi è che non ha goduto con i motorini? Io avevo un cinquantino, mi ricordo, i tuboni, erano bellissimi i tuboni, avevo il Cambridge. C'erano i fighetti che avevano i malaguti 50, okay? Che avevano la senna al cantare, che quella lì a seconda di cosa avevi mangiato disegnavi proprio, era... Tanto c'era la marmitta, c'era l'espansione, chi sentiva niente, nessuno, era perfetto. E tutti dei dementi eravamo, dei dementi. Io mi ricordo che Dio buono, al sabato sera, io abitavo già a Bologna, andavamo in centro a Bologna, tutti, mi ricordo prima di arrivare in centro, prima di passare i viali, c'era questo grande semaforo rosso che divideva noi dal divertimentificio, tutti in filo con i motorini, sfrizionava da fermo la gente, e tutti i sabati sera c'era un deficiente che con il rosso faceva finta di partire. C'era uno più cretino di lui che partiva davvero col traffico delle macchine, quell'altro preso in pieno, e tutti quanti bravo, ci sburò, cioè, dei dementi puri. Io mi ricordo un sabato sera che ero senza miscela, ho detto ragazzi qualcuno ha della miscela da prestarmi? Mauro fa, ma sguardo ce ne ho, aperto il cerbellare del motorino con l'accendino, la vampata di buono. Ma la vampata, sai quando apri il cast della cucina, poi dai e chiudilo. Io e gli altri due siamo rimasti a guardarlo. E buono, si è bagattato la faccia perché sei sempre positivo nelle cose degli altri. Io buono, si è girato, aveva i capelli che gli fumavano, perché la vampata non era morto, ma la vampata l'aveva preso, aveva i capelli che aveva ancora il fumo che usciva, no? Le sopracciglia erano un ricordo, no? Il naso era rosso come quando lo metti sulla stufa di ghisa, sai quella con i cerchi, così, bella resistenza, le labbra crepate come uno che a 3000 metri prende una sbottigliata in bocca con le labbra fredde. Ci ha guardato con uno sguardo un po' triste e poi ha fatto, ne avevo, ma sei un cretino, ne avevo. Cazzo, un cartone animato. Eravamo così, eravamo veramente così, in motorino, i nostri viaggi erano in motorino, altro che in aereo. In aereo, oggi tac, aereo, oggi costa meno fare una vacanza a Ibiza, per dire, e piuttosto che andare una settimana a Cervia, in certi posti è così, perché non spendi quasi niente, e lì ti rendi conto che anche andare in aereo ormai, queste compagnie low cost che costano poco, si chiama low cost proprio per quello, come fanno ad essere low cost? Sono low cost perché hanno eliminato tutti i servizi che sono superflui, uffici superflui, personale superfluo, parte del personale che non è superfluo, però elimino anche quello, così limitano i costi, ed è bello quando cazzo, io faccio l'esempio dell'aeroporto dove vivo, Bologna-Londra andata e ritorno, 49 euro, spendi di più a piedi, e muori a Parma, perché con 49 euro mangi due volte e poi muori, devi viverti elemosina per il resto del viaggio. Quindi, cioè, come fanno a starci dentro? Fanno così. E tutto quello che non è compreso nei servizi che ti danno, lo paghi. Ecco come fanno a starci dentro. Ti vendono il mangiare che non è compreso, tutto. Il posto adesso, solo ultimamente, è assegnato. All'inizio il posto non era neanche assegnato. Tu prendevi un biglietto, poi in aereo dovevi trovare posto. E te vedevi delle scene, io ho visto delle scene in passato, raccapriccianti. Cioè, Bologna proprio, il pullman, che ti prendeva il pullman, che puoi andarci a piedi, però la sicurezza ci vuole il pullman. L'aereo a 20 metri, cazzo, ce la farai a piedi anche senza allenamento,
ce la puoi fare, no? No, tipo il pullman, ti portava, si fermava, non apriva subito le porte, non le apriva perché siccome il posto non era segnato dentro, permetteva ai passeggeri del pullman di prepararsi alla partenza per la lotta. Lì come si aprivano le porte vedevi delle cattiverie umane, scattava proprio l'orda barbarica al grido di film 300 uguale, tutti su per la scaletta, con delle scene lì valeva tutto, morsi nei carretti, calci, ginocchiate, pugni nei reni, sputi, insulti, gomitate, cartoni secchi, morsi. Io ho visto delle scene, ma brutte anche, io mi ricordo c'era una vecchietta che era sulla cima della scaletta, che sua sorella era sotto che gli faceva Marta! A so qua, Marta! Era di Forlì. Marta! Ma a so qua! Oh! Due brutti giovanotti davanti a me l'hanno preso e poi gli hanno fatto brutta vecchia, che da morì! Crac! Di sotto! Pietà zero!